Ciao a tutti, sono Laura e oggi parleremo dell'arte del matrimonio. Tra l'altro non c'è un momento migliore per parlare di questo libro dopo la canzone di Shakira, che tra l'altro è anche azzeccata rispetto a quello che è effettivamente il libro. Ovviamente, nel senso, qua parla dell'arte, del titolo è l'arte del matrimonio, ma posso consigliarvi altri almeno 10 libri che parlano della stessa cosa, da L'albero della nostra vita a Il selvaggio di Arriaga all'animale femmina di Manuela Canepa. Veramente, tutto quello che volete io ce l'ho, quindi sicuramente questa cosa darà spunto a una rubrica, ovvero appunto parliamo di corna. Quindi questo insieme a Shakira, la nostra grande Shakira, darà il via alla rubrica parliamo di corna, perché è una cosa giusta, è lecito secondo me, cioè perché non farlo, esistono le corna e quindi è giusto parlarne. La nostra carissima Tessa Adley, o come cazzo si pronuncia il suo nome, nelle sue meravigliose 260 pagine all'incirca, parla appunto del matrimonio per ovvi motivi, però di quello che secondo lei, utilizzando due coppie che si conoscono, è il concetto di matrimonio, quindi tutto quello che c'è dietro l'effettivo matrimonio, quindi il supportarsi, ingoiare il rospo, non ingoiarlo e cose così. Questo in modo molto generico. In realtà il libro di che cosa parla? Parla appunto di queste due amiche del cuore, best friend, il libro si svolge in Inghilterra, che appunto da buone best friend vivono insieme, studiano insieme, cose così, e appunto conoscono questi uomini che appunto poi andranno a plasmare tutto quello che è la loro vita. Ma io sto registrando. E l'unica cosa negativa secondo me è proprio questo, ovvero che vede sempre il solito tema per la quale una donna non può vivere senza un uomo. Però c'è da dire che nel finale questa cosa non accade, e devo dire che è una delle poche cose che mi è piaciuta di questo libro, se non l'unica, perché appunto il finale per quanto riguarda una delle due protagoniste finisce bene, nel senso che finisce come Cristo comanda, cioè che le donne non devono per forza, ma le donne, ma come gli uomini in realtà, le persone non devono per forza avere bisogno di qualcuno per sopravvivere, per andare avanti. Sicuramente è bello avere qualcuno, però è come il cane, gli voglio bene, ma non è necessario. A parte questo, su Instagram avevo fatto partire il gossip del libro, perché a questo libro è pieno di gossip, cioè succede una cosa dietro l'altra che ti fa dire: ah, tutto bene? E te lo fa dire esattamente così, con tanto di pausa, capito? E di zoom verso la faccia. Per forza, perché non c'è altro modo di descrivere le pagine di questo libro. Amo, tutto bene, capito? Diventa un master. In pratica, abbiamo quattro protagonisti principali, più altri tre co-protagonisti che però vengono così presi un po' a spizzichiabocconi, che sono i figli di cui in realtà non ce ne frega un cazzo. Potremmo anche non parlare di questi figli, che sono solo un contorno, tipo insalata, ma tu volevi le patate, ecco, buone, salutari, ma effettivamente inutili, volevo le patate. Quindi parliamo principalmente delle coppie, ovvero delle persone, parlo delle persone in singolari e poi parlo delle coppie, che sono Lidia e Christine, che sono le nostre due protagoniste con la fessa, ecco perché protagoniste, con la patata, e Alex e Zaccaria, non saprei, non ci interessa, lo chiameremo Zac, così per evitare a pronunce sbagliate. Cosa succede? Che Alex e Zac sono best friend e Lidia e Christine sono best friend, quindi tutti felici comunque, no? No, non è così, alla fine muoio, no sto scherzando, non è vero, però oggi sono in vena di goliardia. In pratica cosa succede? Che Christine e Lidia all'università frequentano lo stesso corso di lingua francese, se non ricordo male, e incontrano il belloccio di Alex. E Lidia subito gli batte il cuore per Alex, subito. Noi però questo in realtà lo scopriamo dopo, perché mi sono dimenticata di dirvi una cosa.
Chiedo venia. Il libro inizia con Zack che muore di presumibilmente infarto. Vabbè, comunque è morto. In realtà non è che ci interessano molto le dinamiche dell'evento. Non siamo sul 118. Quindi Zack è morto. Tutti tristi, tutti... Cosa succede? Oh mio Dio, la morte di una persona è brutta. Ovviamente. Quindi le prime pagine sostengono appunto in questo dolore giustificatissimo, dove appunto non è che conosciamo i personaggi, sappiamo solo che... Cioè, che è morto il protagonista, ecco, ma non è che ci facciamo troppe domande. Solo che già dalle prime pagine leggiamo quella che io ho identificato come un'enorme red flag, che poi è quella che in realtà va a spoilerare un po' come va a finire. A proposito, questo video da adesso in poi sarà pieno di spoiler. Però spoiler comunque divertenti, quindi mal che vada ti sei fatta una risata se poi non vuoi leggere il libro. Se lo vuoi leggere... non mi ascoltare, ecco, sicuramente. Quindi prima di questo ti dico che è un bel libro, non so esattamente se te lo consiglio, però cioè sicuramente ho letto libri più belli, ecco, però devo dire che tutto sommato è stato abbastanza carino come lettura. Mi aspettavo qualcosa di diverso, in realtà non so neanche io cosa mi aspettavo, ma non questo esattamente. Perché già tipo a pagina 39 leggi questa scena dove Lydia va a stare a casa di Alex e Christine, perché Alex e Christine si sono sposati e Lydia si è sposata con Zack, però ovviamente Zack è morto, e niente, in questa prima notte di insonne lei va a dormire nel loro letto insieme a loro due. Già qua red flag, ma la red flag è avvenuta prima, perché poco prima di questa scena leggiamo che Alex ha parlare del dolore di Lydia, quindi già qua era un enorme red flag che doveva dar da pensare a Christine, ma Christine era una rincoglionita, grazie a Dio si riprende. Poi nel capitolo 2 invece abbiamo uno sbalzo temporale importante, cioè parliamo proprio di 20 anni prima, 30 anni prima, dove capiamo come effettivamente nel concreto si sono conosciuti, tant'è vero che qua scopriamo che Lydia aveva un'enorme cotta per Alex e che in realtà in principio c'è stato proprio uno scambio di coppie, ovvero che Lydia era appunto molto presa per Alex, tant'è vero che succedono delle scene molto strane dove Lydia riesce a diventare la babysitter del figlio di Alex e a fare comunella con la moglie e a farsi dire tutte le cose che voleva sentire, tant'è vero che l'attuale moglie di Alex nel 20 anni fa era Juliette o Juliette, non sapevo, comunque Giulia, ok? Giulia Borella ce l'aveva un po' a morte con Alex, capirete bene che in realtà Giulia ci aveva un po' ragione. Solo che appunto succedono poi questa specie di scambio dove Alex in realtà all'inizio non si mette con Lydia, non hanno mai una relazione di tipo amoroso, di tipo sessuale, è solo Lydia che si è fatta castelli. Invece Christine e Zack hanno proprio una relazione, hanno proprio un rapporto, solo che poi Zack così... d'amblè in amicizia dice: ma lo sai che Lydia è proprio bella, però io non potrò mai averla. E giustamente Christine le dice: vabbè, senti, vattene a fare il culo, trovatene una, cioè vai da Lydia, che te devo dire. Solo che poi ovviamente dopo che Zack gli ha detto preferisco la tua amica, loro si sono ovviamente divisi, si sono lasciati comunque tenendo un rapporto di amicizia. E succede questa cosa dove Lydia invita Alex a casa loro, sostanzialmente dove vive Christine e Lydia, e Alex si infatua, se così si può dire, di Christine per il modo in cui tiene la stanza, per i dipinti che lei fa e per il senso di pace che le dà questa ragazza. Però in realtà non nasce nulla. Cosa succede? Che appena Christine scopre che Zack è innamorato di lei, lo sposa, cioè la riga dopo è che si sposano, perché Zack è pieno di soldi e Lydia è un po' veniale. Quindi niente, partecipano tutti al matrimonio, Alex e Giulia in quel periodo si erano lasciati ma si erano ripresi per il figlio, cosa sbagliatissima. Cosa succede? Che però Alex c'ha sempre il pallino di Christine. Col matrimonio Alex e Christine si mettono insieme e lei se ne esce con: perché mi hai scelta? Perché dovresti scegliere una come me? Amo, ma che considerazioni hai della tua persona?
Allora un po' quello che ti è successo te lo meriti. Poi dal capitolo 3 in poi parla nello specifico dei figli di tutti quanti e del funerale di Zachary. Parte noiosissima, io ve lo dico, ho fatto una fatica a leggerla. Dopo il funerale di Zach, Lydia va, tra virgolette, a stare in modo definitivo, ma in realtà rimane provvisorio, a casa di Christine e Zach. Quindi lei si viene poi definita una persona che si allarga, mi è piaciuto molto come termine. Vivono tutti e tre appassionatamente, le trisom però non vengono prese in considerazione, peccato. E Lydia è proprio addolorata, ovviamente ha comunque perso il marito, non ha perso i soldi, ma lei continua a dire che la sua identità poi era basata tutta su quella di Zachary, secondo me è una cosa molto triste. Ma tralasciando questo, cosa succede? Che una sera Alex accompagna la figlia di Zachary e di Lydia a casa e Lydia se ne va a casa sua, alla sua vera casa dove abitava con Zachary. Quindi Christine è contenta di rimanere da sola e aspetta felicissima il marito. Cosa succede? Che il marito va a casa di Zachary, non sapendo veramente non lo sapeva che c'era Lydia, ma una volta che la becca dice: ma sai, cioè, sei un accappatoio, famosi una scopata, no? Ecco. E così Alex tradisce Lydia. Poi il capitolo 4 torna ancora indietro nel tempo perché ci deve stare sui coglioni, parla di cose inutili, veramente di cose che non ci interessano, perché noi volevamo sapere Lydia cosa faceva, se sbroccava col cervello. L'unica cosa un po' così, un po' piccantella, un po' accattivante, sempre verso la fine, in procinto del capitolo nuovo, dove si scopre che stava per succedere una cosa a 4, però non è stata mai portata al termine. Quindi il capitolo 5 inizia che Christine, appunto, dopo la telefonata sbrocca leggermente quel cervello, non fa entrare il marito, cosa giusta, e appunto c'è questo periodo di, tra virgolette, di qualche giorno dove Alex non torna a casa, ovviamente appena cornificato la moglie, che in realtà scopriamo poi più tardi non essere la prima volta, solo che prima era stato più furbo e non l'aveva fatto con la migliore amica che poteva sputtanare il tutto. Una frase che per esempio dice Christine, che secondo me è molto bella: comunque non c'è nulla da perdonare, non ho mai posseduto tuo padre, non è di mia proprietà. Questa mi è piaciuta molto, anche se poi ad un certo punto dicono gli uomini sono ridicoli, ma io ho scritto anche le donne. Cosa succede? Che la madre di Christine va a trovare Christine perché appunto è sconvolta. Quindi sono la figlia, la suocera e Christine. Arriva Alex, no? E la suocera dice: cos'hai combinato? E lui allarga le braccia. Allora, tutto bene? Qua non so perché non volano bicchieri. Poi, ma la cosa peggiore è questa qua. La suocera dice: non è un buon segno. Penso che la ragione per cui non è ancora andato a vivere con Lydia è perché spera ancora di poter avere tutti e due. È indeciso. Spera di poter avere la sua vecchia vita e la sua nuova vita. Tutti e due. Adesso c'è Lydia, disse Alex. Quel che è fatto, non si può tornare indietro. Barbara, che è la mamma di Christine, cercò di intervenire, la consolava. Sono così infelici tutti e due che non sapevano nemmeno cosa facevano. Christine giustamente dice sì, la consolava sicuro. E poi vabbè, se ne esce con questo pensiero dicendo che aveva consolato Alex per tutto e invece Christine non era riuscita a farlo. Ma questo secondo me, cioè, capisco la domanda, ma non è a senso di esistere. Ah, poi c'è una roba surreale dove Christine va ad un teatro per ascoltare musica lirica, che già questo è surreale, però vabbè. Cazzo, la lavatrice. Vabbè, fatevene una ragione. E niente, Lydia la intercetta, si siede vicino a lei. È per questo però io amavo prima Alex, non dimenticarlo, sei stata tu a portarmelo via in un certo senso. Alex ha salvato la mia vita, mi ha salvata. Ah, vedi che eri da prendere a schiaffi, sei un'amica di merda. Cioè non sei proprio un'amica, sei una cessa. Cioè cose così non esistono. E giustamente Christine, una delle frasi che mi è piaciuta molto è stato: tu, riferendosi ad Alex, vieni fuori con un ruolo molto lusinghiero in questa versione della storia. Il salvatore che si sacrifica per il bene di Lydia. Questa frase mi è piaciuta molto perché secondo me racchiude esattamente tutto quello che succede in quelle dinamiche dove poi alla fine si rimane con l'amante. O che si rimanga con la moglie. Cioè alla fine l'uomo se ne esce sempre vincitore, dove vabbè sto con lui perché comunque, cioè, o con lei perché comunque poi poverina, cioè quella si sente sola. E pensano che siano cose intelligenti da dire, pensano che siano giustificazioni idonee per un comportamento
aberrante. Allora, parte dal presupposto che in realtà io sono pro alle corna, nel senso che io so di non essere l'unica persona al mondo per nessuno e che secondo me la scopata ci sta ogni tanto, che però non deve prolungarsi perché sennò allora stai con l'altra persona direttamente. Però in generale così è veramente un po' too much, cioè dire vabbè no sto con Lidia perché lei ha bisogno non ha senso, non è una cosa normale da dire. L'unica cosa bella che mi è piaciuto, e qua spoilerò proprio tutto il finale, è che alla fine effettivamente Alex e Lidia stanno insieme, ma Alex ha dei pensieri a livello di adulterio, vuole scopare altre persone e se lo merita tutto Lidia, e Christine si rifà proprio una vita, cioè riesce a no, tipo felice, mettila così, terminchiate qua. Però devo dire che comunque il libro è stato abbastanza carino. Mi è piaciuto molto di più il finale rispetto all'albero della nostra vita. Perché faccio spoiler dell'albero della nostra vita, te lo dico. Perché l'albero della nostra vita finisce dove lei torna col marito che c'ha il cancro. Per me questa cosa non ha senso. Molto orgogliosa di Christine che lo sfancula proprio e gli dice vuoi fare la fine del Salvatore? Falla, cazzi tuoi, io mi faccio una vita tutta mia. È una cosa che ho apprezzato molto, perché personalmente mi sta accadendo più o meno la stessa cosa. Stai con chi devi stare. Stai con chi ti fa più pena. Io non devo fare pena a nessuno. Va bene così. Per quanto io possa essere innamorata di te, io non devo fare pena a nessuno. Quindi in realtà devo dire che questa parte, questo finale mi è piaciuto molto, perché è molto più concreto, molto più vero. Le donne reagiscono in questo modo, non reagiscono in questo modo, va bene, però io non critico come una persona può reagire, personalmente non me ne frega un cazzo. Il discorso è che nei libri viene sempre messa questa parte molto tossica dove si ritorna sui propri passi per il nome dell'amore. Amo, eh? Non è Shakespeare, Romeo e Giulietta, il nome dell'amore, cioè alla fine muoiono tutte e due, non so se mi spiego. Capito qual è il discorso? Cioè, questo in nome dell'amore allora si torna indietro come l'albero della nostra vita. No, mi hai fatto soffrire, mi hai trattato una merda, come le pezze al culo? Muori, non hai mai pensato al suicidio assistito? Qualcuno che ti tiene la mano mentre lo fai? Ammazzati, affogati, vattene a fare il culo tu e quella puttana della mia ex migliore amica. No, me l'hai portato tu alla fine. Mamma, ti tiravo una cinquina? Cioè, capito qual è il discorso? A me poi questi libri purtroppo fanno molto incazzare perché io mi immedesimo tanto nelle persone, soprattutto quelle che poi mi stanno simpatiche. Cioè, in realtà non mi stava simpatico nessuno perché le consideravo tutte rincoglionite e paurose. Però per farti capire, l'unica cosa che mi è piaciuta di questo libro è stato appunto, oltre il gossip che c'è stato dietro, cioè amo, non puoi capire, ma il fatto che per una volta finalmente leggo di una donna che sfancula tutti, dice sai che c'è, andate a morire, morite tutti quanti, kill yourself, visto che siamo in Inghilterra, kill yourself e vattene a fare il culo, cioè veramente. Quindi sono molto contenta di questo finale, però ripeto, non so, il libro non mi ha lasciato tantissimo, se non questa nota molto divertente del finto gossip, tant'è vero che come ho detto prima su Instagram ho nato il gossip del libro, che ho intenzione di riportare avanti ogni qualvolta in un libro vedo che c'è da dire amo, tutto bene. E ultimamente sto leggendo libri solo così, quindi penso che andrà avanti. Comunque in generale è un libro caruccio, però cioè prendetelo in ebook, capito? Secondo me cartaceo non ne vale la pena. 18 euro, puttana troia per sta minchiata. In realtà sicuramente io non conosco bene la scrittrice, ho provato a cercare prima qualcosa di lei, ma si legge solo che è nata in Inghilterra, me coglioni, capito? Cioè no, anzi no, sti cazzi, ok. Quindi non ho trovato molto di lei, sinceramente in realtà ero molto attratta soprattutto dalla copertina, perché mi dava l'idea di qualcosa di... e invece no. Però vabbè, almeno ci ho pensato Shakira. Vogliamo parlare delle frecciatine di Shakira? Cioè dovevano stare troppo dentro questo libro. Vabbè, comunque corna, Shakira e frecciatine a parte, io spero di avervi intrattenuto in modo positivo nel cercare di farvi ridere parlando di un libro. A me ha divertito molto, ecco, proprio per la storia del no, colpo di scena. Però abbiamo letto libri migliori con colpi di scena. È un libro caruccio, parla di corna, le corna e Laura che le hanno, vi salutano, buona giornata, ciao, non fatevi le corna, sono cose brutte.
Anche se.